Ciao a tutti ragazzi, sono Epity Reaper e benvenuti in questo nuovo video di Call of Duty Black Ops 3. In questo nuovo video vi voglio presentare un nuovo DLC Awakening che è uscito oggi, 2 febbraio 2016, per PlayStation 4 e tra un mese dovrebbe uscire per Xbox One, se non mi sbaglio. Questo DLC ci presenta 4 nuove mappe multiplayer e una nuova mappa zombie. La prima mappa che visiteremo, che è questa che state guardando nel gameplay di sottofondo, è Rise ed è ambientata in un deposito barra fabbrica all'interno di una collina innevata, sembra. La mappa è molto carina, devo dire, mi sono trovato molto bene, nonostante sia una di quelle mappe simmetriche che praticamente in entrambi gli spawn, se siete su A o se siete su C, non ve ne renderete conto se non per guardare la direzione di B che si troverà rispettivamente alla vostra destra o alla vostra sinistra. Nonostante questa peculiarità simmetrica della mappa, devo dire che mi sono trovato molto bene e che la mappa in sé è molto fluida. I nemici si incontrano molto spesso ed è una cosa che mi piace, in quanto ricevere delle buone feed è una cosa che mi fa sempre piacere su Black Ops 3. Devo anche dire però che gli spawn su questa mappa non sono dei migliori, infatti mi è capitato varie volte di spawnare con davanti dei nemici e come avrete notato sto giocando contro dei bot qua, in quanto se no non mi trovava partito online sulle mappe. E devo dire che i bot mi spawnavano in fronte e io spawnavo in fronte ai bot, cosa che onestamente non mi fa molto impazzire, ma credo che verrà risolta nei prossimi giorni questa cosa. La seconda mappa a cui daremo un'occhiata è Splash, una mappa davvero molto bella, ambientata in un water park che mi ricorda, a dire il vero, Grind di Call of Duty Black Ops 2. Questa mappa sfrutterà i vostri movimenti subacquei per muovervi per lunga parte della mappa e devo dire che il contrasto di colore su questa mappa è davvero molto utile per vedere nemici che su altre mappe si confondono con lo sfondo. Devo anche dire che questa mappa è una delle poche mappe non simmetriche di Call of Duty Black Ops 3, che è una cosa che a dire vero mi piace molto. La mappa in sé è molto carina, se non per le bandiere. Le bandiere sono l'unico difetto di questa mappa, in quanto credo che siano veramente messe un pochino a casaccio, in quanto la bandiera di A è davanti a un tunnel e di fianco all'uscita di un altro punto subacqueo e B è messa in un punto abbastanza decente, ma C è veramente messa male. Non so se voi vi ricordate il punto di C su Grind, la mappa di Black Ops 2 in cui era dentro dei tubi, ma più o meno la situazione è questa anche su questa mappa. Devo dire che nonostante i punti delle bandiere, gli spawn su questa mappa sono fatti molto bene e che mi sono trovato molto bene soprattutto a usare le mitragliette su questa mappa, in quanto è una mappa soprattutto da corte distanze. Devo dire che se siete anche bravi a utilizzare fucili da precisione o comunque fucili d'assalto, non vi causeranno troppi problemi da utilizzare su questa mappa, in quanto è una mappa che onestamente credo che ognuno si possa trovare bene con qualsiasi arma. La mappa a cui daremo un'occhiata adesso credo che sia la mappa più attesa da tutti voi nel nuovo DLC ed è Skyjacked. Dal nome probabilmente vi ricorderà la vecchia mappa Hijacked di Call of Duty Black Ops 2 e la mappa è praticamente la stessa. Come avete potuto vedere dall'inizio del video, l'unico punto che è cambiato praticamente della mappa in maniera fisica, diciamo, è il punto in cui una volta si poteva andare dove c'era un ponticello. Adesso invece al posto del ponticello c'è un wall run sul quale c'è un buco, evidentemente la nave su cui siamo adesso è stata colpita da un razzo o qualcosa così, all'interno del quale si può entrare e che ci condurrà al piano di sotto della nave, che una volta era accessibile soltanto tramite le due scale delle case degli spawn. Devo dire che la nuova mappa l'hanno replicata molto bene, ma anche su questa mappa il problema è gli spawn. Come potete vedere, sono appena spawnato sulla bandiera di A e avevo già un nemico davanti che la stava prendendo. La stessa cosa può capitare su C, in quanto mi è successa varie volte. Mi è capitato anche di spawn killare su C, ma devo dire che nonostante tutto hanno replicato la mappa in uno dei modi migliori possibili e che hanno implementato il doppio salto su questa mappa in una maniera veramente ottima, permettendo quindi di poter entrare nelle finestre dove la gente camperava senza dover farsi il giro delle scale dove la gente di solito tendeva a coprire. Devo anche dire che hanno aumentato un pochino il camping nella casetta laterale, ma devo dire che nonostante tutto non ho visto molta gente andarci neanche online. Quindi credo che abbiano fatto veramente un ottimo lavoro su questa mappa. L'ultima mappa del multiplayer a cui daremo un'occhiata si chiama Gauntlet ed è una mappa divisa in tre parti. Le tre parti sono divise in vari ambienti, che sono quello forestale, che è quello dove sto per entrare in questo momento, quello glaciale e la parte urbana. Devo dire che la parte urbana è veramente molto piccola ed è molto stretta. Mi è stato difficile andarci varie volte, soprattutto perché si trova alla destra di A e non si andrà molto volentieri, in quanto il passaggio sembra stretto e onestamente sembra una parte non accessibile della mappa. Devo dire che questa mappa sembra fatta apposta per coloro che non sono interessati a determinati tipi di mappe. Per esempio, a me non piacciono le mappe ambientate nella foresta, infatti ci ho giocato veramente poco nella parte forestale della mappa, ma ho giocato molto nella parte innevata e nella parte urbana, nonostante sia piccola della mappa. Credo che questa mappa sia fatta apposta per questo, ovvero per far giocare nei vari punti della mappa
che si preferisce, per esempio come me, appunto, che non mi piace la parte forestale, sono andato nelle altre e credo che l'abbiano fatto apposta. Devo dire che il camping su questa mappa però è molto attivo, soprattutto da parte dei giocatori. Qui con i bot non si vede, ma giocandoci un po' con chi online, devo dire che ho visto molta gente camperare, soprattutto nella parte glaciale, in quanto è il punto in cui si trova la bandiera di B. Devo dire che nonostante questa bizzarra idea della Treyarch abbia funzionato bene, gli spawn sono fatti altrettanto bene. Infatti su questa mappa non mi è mai capitato di essere spawn killato o di spawn killare, ed è veramente fatta molto bene, a parte magari gli alti e bassi che ci sono nella parte ghiacciata della mappa, che si noteranno a malapena e che dovrete andare a cercare voi per infilarvi nelle scale, come questa parte qua dove sono morto. The Risen Draken. La mappa del DLC Awakening, che molte persone stavano aspettando, è stata finalmente aggiunta e praticamente devo dire che è una mappa molto bella. È una mappa ambientata in un castello medievale, nella stanza iniziale è una stazione della funivia, in cui dovrete appunto compiere le prove vostre prime uccisioni e poi aprire delle porte per andare nella parte appunto del castello, e quindi nella parte della città, tra virgolette, della mappa. E devo dire che la mappa sembra molto molto simile a The Giant per le meccaniche. So che la storia segue quella di The Giant, ma diciamo che all'inizio del punto in cui spawnerete, ovvero sulla funivia, ci sarà una possibilità di chiamare il tram, che il gioco lo chiama tram ma in realtà è la funivia appunto, che vi porterà all'interno, perché lo stesso funzionamento ce l'ha su The Giant in teletrasporto. Io ragazzi, comunque, per non spoilerarvi altro della mappa zombie, in quanto credo che alcuni di voi vogliano scoprirla da solo, concluderò qua il video. Io veramente spero che questa recensione del DLC vi sia piaciuta, spero onestamente di poter giocare con alcuni di voi iscritti su questo DLC, se ce l'avete scrivetemelo nei commenti. Io ragazzi, come sempre, vi auguro una buona giornata, una buona serata e ci vediamo nel prossimo video, recensione, stupidaggini o cose che siano. Ciao a tutti!